Storie italiane. Il giardino segreto, episodio 1. Miss Mary Lennox era in viaggio. Un viaggio che avrebbe cambiato la sua vita. Un viaggio che l'avrebbe cambiata per sempre. E se sapeste che tipo di persona è Mary Lennox, sapreste che qualsiasi cambiamento poteva essere un miglioramento. Vedete, Mary Lennox era cresciuta in India. Durante tutti i suoi 10 anni, sua madre e suo padre non l'avevano mai davvero desiderata sin dal momento della sua nascita. Tutti i domestici della loro casa avevano regole precise. Tenete la bambina lontana da me il più possibile. Nulla di ciò che Mary faceva, né ridere né piangere, poteva far sì che i suoi genitori andassero da lei. Per l'amor del cielo, fatela smettere di piangere, è così inquietante. Lo stress non fa bene al mio trucco. Datele quello che vuole. E questo era tutto. Sia che volesse tirare i capelli alla sua governante, o che volesse stare a letto con il broncio e lamentarsi tutto il giorno, le era permesso di fare quello che voleva. Ma la piccola monella egoista che Mary divenne non era mai contenta di niente. Poi, una grande epidemia di colera colpì l'India. Uccise i suoi genitori e molti servitori della casa. E così Mary non aveva nessuno che si prendesse cura di lei. Così fu mandata da suo zio, Mr. Archibald Craven, in Inghilterra. Ed era lì che Mary stava andando ora con la capogovernante di suo zio, la signora Medlock. Prendi le cose di Miss Lennox, per favore. Questa è la tua stanza e puoi avere solo questa e quella accanto. Non devi andare in nessun'altra stanza di questa casa. Martha si prenderà cura di te. Non mi piace. Io ho 11 fratelli e sorelle a casa mia e abbiamo pochissimo cibo. Ma tu hai piatti pieni di cibo buono e delizioso e lo insulti così? Ho detto che non mi piace, quindi è meglio che lo porti via. Non ho mangiato. No, Miss Medlock, dice che non le piace. Ma credo che non le sia mai piaciuto niente in vita sua. Non c'è da stupirsi che abbia un aspetto così fragile e debole. E sono sicura che non ha mai sorriso in vita sua. E questa casa non potrebbe mai far sorridere nessuno. Dio salvi la bambina. La casa si chiamava Misselwhite Manor, un'enorme tenuta nello Yorkshire, con chilometri di giardini e frutteti. La casa stessa aveva ben più di 100 stanze. Ma a Mary era permesso di vivere solo in 2 di esse e si sentiva sola. Non c'era quasi nessuno con cui parlare a parte Martha. Ed a Mary nessuno era mai piaciuto o si era mai interessato a qualcuno nella sua vita. Lei non aveva mai cercato di fare amicizie con qualcuno. Così Mary doveva uscire all'aperto nei bellissimi giardini per divertirsi. Un giorno freddo iniziò a correre solo per riscaldarsi e l'impeto del sangue nelle sue vene, l'aria fresca della brughiera piena di profumi di foglie e terra che le riempiva i polmoni la fece sentire fresca e leggera, qualcosa che non aveva mai provato prima. Così decise di uscire a correre ogni giorno. Più lo faceva, più le piaceva. Un giorno arrivò in un giardino e vide un vecchio giardiniere che lavorava sodo. Chi sei tu? Sono Mary Lennox, sono stata portata qui dall'India e tu chi sei? Ah, Ben Waterstaff, hai l'aria malaticcia e imbronciata. Ti hanno cacciata da lì? Come osi parlarmi così? Mary stava per andare su tutte le furie con quell'uomo odioso, quando improvvisamente vide quell'uomo fare uno strano fischio e poi smise di fischiare e sorrise. A qualcosa, guardò e vide la cosa più incredibile. Ah, piccola canaglia! Dove sei stato? A spiare nella brughiera, piccoletto? Parli con lui? Che uccello è? Oh, quell'uccello è il pettirosso. Guarda come si mette in mostra. Questo conosce tutti i segreti della brughiera, davvero.
I petti rossi sono amichevoli e credo che questo si sia preso una bella cotta per te. Mary trovò la creatura così dolce, così carina, che per la prima volta nella sua vita capì cosa significava amare davvero qualcuno. Sorrideva, rideva. E così, quando tornò a casa, si sentì meno sola. Hai un aspetto diverso oggi. Sorridi? Marta, oggi è successa la cosa più incredibile! E Mary raccontò a Marta tutto del bellissimo pettirosso. Marta ascoltò con estremo interesse. Davvero, Marta? Non ho mai pensato di poter essere amica di un uccello! Parlare con il pettirosso era come parlare con una persona vera! Ah, allora dovresti conoscere mio fratello Deacon. Deacon? Ah, Deacon è sempre all'aperto, alla ricerca di animali e uccelli. Ha salvato tante giovani creature, le cui madri sono morte. Ha un corvo che chiamiamo Soot, due scoiattoli e una volpe come animali domestici. La mamma crede addirittura che gli animali e gli uccelli vengano da lui e condividano con lui i loro segreti. Davvero? Anche tua madre crede in queste cose? Oh, mia madre è la donna più saggia che sia mai vissuta nello Yorkshire. Vorrei conoscere Deacon e anche tua madre. Sai cosa? Posso parlarle di te? E sono sicura che se chiede alla signora Medlock non le dispiacerà che mia madre ti faccia visita. Ora Mary aveva provato due cose per cui essere emozionata per la prima volta nei suoi 10 anni. 1. Incontrare la madre di Marta, Mrs. Sowerberry, e suo fratello Deacon. E 2. Incontrare il pettirosso. Così corse fuori dove aveva visto Ben lavorare, sperando che lui chiamasse di nuovo il pettirosso. E mentre aspettava, fu felice di vedere Ben strappare le erbacce dalla terra, scavare e piantare ogni sorta di semi. E a volte, quando Ben era di buon umore, provava a parlarci. Da quanto tempo sei qui? Ah, da più di 20 anni. Ma la casa non è mai stata così felice come quando lei era qui. Lei? Di chi stai parlando? La signora Craven amava i giardini, amava veder crescere le cose. Mi faceva piantare tutti i tipi di fiori meravigliosi in questi giardini. Non vedo nessun fiore qui. Ah, non farti ingannare. Ci sono un sacco di cose sotto questa terra dall'aspetto tranquillo. Quando arriverà la primavera, vedrai i fiori spuntare dalla terra in un'esplosione di colori e profumi così belli che non puoi immaginare. Oh, mi piacerebbe vedere le cose che prendono vita. Potrei anche io piantare fiori e cose? Questa è una grande proprietà. Potresti trovare un pezzetto di terra. Ora va via, ho da fare. Quella sera, Mary tornò a casa pensando a un giardino che prendeva vita. Fiori che spuntavano dalla terra e alla signora Craven. Oggi ho fatto una lunga chiacchierata con Ben Weatherstaff. Mi ha parlato delle cose che crescono in primavera e mi ha parlato della signora Craven. Ma ho dimenticato di chiedergli: dov'è la signora Craven adesso? È morta. Aveva questo bellissimo giardino che lei e lo stesso signor Craven avevano piantato e curato. Un giorno, mentre era seduta sul ramo di un vecchio albero, il ramo si ruppe e lei cadde. Si fece così male che morì il giorno dopo. È orribile! Il signor Craven era così triste che fece chiudere quel giardino e seppellì la chiave non si sa dove. Semplicemente non poteva sopportare di rimanere in questa casa. Così è quasi sempre in viaggio e non viene quasi mai qui. È per questo che non l'ho ancora visto? Accidenti! Non ti sei mai chiesta fino ad ora perché non l'hai mai incontrato? Fino ad ora non mi è mai piaciuto nessuno e io non sono mai piaciuta a nessuno. Quindi ho pensato che il signor Craven non mi ha mandato a chiamare perché non gli piaccio. Com'è possibile che tu non sia mai piaciuta a nessuno in tutta la tua vita? Questo succedeva quando ero in India, ma da quando sono arrivata qui sto cambiando di sicuro. Ora mi piace il pettirosso, mi piace Ben, mi piaci tu. E anche se non li ho mai incontrati, mi piacciono già tua madre e Deacon. Mi chiedo però se mi piacerà il signor Craven. Vorrei che il signor Craven non avesse il cuore spezzato.
Oh, vedo che la brughiera ti sta facendo bene. Prima hai cominciato a finire i tuoi pasti e hai smesso di fare storie. Poi hai cominciato ad apprezzare le persone e gli uccelli e ora provi compassione per il tuo povero zio. Brava! E voglio coltivare un giardino tutto mio! Questo è il più bel desiderio che tu possa esprimere! Ma non so come fare. Beh, posso chiedere a Deacon di portare alcuni attrezzi e semi e sono sicura che non gli dispiacerà affatto aiutarti. Oh, davvero? Ricevo uno scellino ogni settimana e non so come spenderli. Li darò a te. Ah, siete ricca, signorina Lennox. Possiamo darli a Deacon. Mary non vedeva l'ora di incontrare Deacon, ricevere da lui i semi e gli attrezzi e iniziare a piantarli. Cominciò a cercare un buon posto per iniziare. Un giorno stava camminando nei giardini quando arrivò un muro che non aveva una porta. Nonostante le sue ricerche, non riusciva a trovare una porta. Si chiese cosa fosse questo posto circondato da un muro che non aveva una porta. Improvvisamente qualcosa arrivò svolazzando e si appollaiò sulla sua spalla. Era il pettirosso. Ehi tu! Il pettirosso volò proprio sopra il muro e si appollaiò su un albero dall'altra parte. Questo diede a Mary una grande, eccitante, incredibile idea. Il giardino che è stato chiuso per 10 anni! Il giardino segreto! Ci sono alberi dietro quel muro? È questo che il muro circonda? Il pettirosso vive nel giardino segreto? Come se percepisse la domanda che Mary aveva nel cuore, il pettirosso volò verso di lei e poi le volò accanto. Mary iniziò a seguirlo. Cosa stai cercando, piccola? Vuoi qualcosa lì dentro? Lasciami provare a prenderla per te. Una chiave! La chiave! Per il giardino segreto! Ma dov'è il giardino segreto? Dov'è la porta per la chiave? Oh, dimmi, caro pettirosso! Per favore, ti prego, portami lì! Così, come per magia, il pettirosso volò di nuovo e la condusse in una parte del muro. Non avevo idea che tutta quell'edera coprisse qualcosa! Eccola qui! Eccola qui! La porta! La porta! La porta per il giardino segreto! Quali tesori troverà Mary nel giardino segreto?